Ho paura perché ho visto quella dopo. Ho molta paura. Bella ragazzi, qui Dregote, quest'oggi andremo a fare un video un attimino diverso dal solito. Infatti ragazzi, quest'oggi siamo qui su un sito chiamato Planet Dolan, dove appunto andremo a vedere le 12 cose che la maggior parte degli umani non sa fare. Appunto vedremo se sono capace a fare qualcosina, magari il 90% non riuscirò a farlo, ne sono praticamente sicuro. In ogni caso sono molto curioso di sapere anche la vostra, quindi fatemi sapere se ci provate anche voi. Comunque magari se sapete già, se siete capaci di fare qualcosa di inusuale. Detto questo ragazzi, direi di iniziare subito. Allora, mangiare un cucchiaio di cannella. No, aspetta, questa cosa qui è strana. Innanzitutto, perché non potresti farlo? Aspetta, a parte che la cannella è buona, come saprò, almeno a me piace, a molte persone non piace. In ogni caso, ok, sostanzialmente è pericoloso farlo, ok? Quindi praticamente ci sono dei video, senza senso, che ci sono appunto delle persone che ci provano a farlo. Scrivete ragazzi Cinnamon Challenge e informatevi, onestamente non sono troppo curioso a riguardo. Poi abbiamo la undicesima, sarebbe tongue tricks, sarebbe il fatto di attorcigliare la lingua, cose del genere. Non ci provo perché tanto già questo qui non lo so fare sicuro, però sono sicuro che molti di voi questo qui lo sanno fare. Wiggling your ears. Allora, questo qui lo so fare, però è particolare, cioè io faccio vedere, cerco di farvi vedere, cioè io in teoria riesco a muoverle le orecchie, però mentre io muovo le orecchie mi si muove tutto, cioè non capisco, è strano, ok? Sono strano. L'importante è che sapete questo, però diciamo che ci riesco. Poi, touching your nose with your tongue, proviamoci. No, non ci riesco, decisamente no. Comunque, molte persone, cioè, conosco un sacco di gente che ci riesce, va bene. Non è che sia, cioè, il fatto, sapete qual è? Cioè, sono di quelle cose che voi dite, cioè, non puoi vantarti, cioè, anche volendo, anche se sei una delle persone che si vanta, non puoi andare da una persona e dire, ehi. Lo sai che io so toccarmi il naso con la lingua, cioè è proprio pointless, non c'ha senso. Vabbè, fist in mouth, allora, tra l'altro il bambino che ci prova è bellissimo. Allora, cioè, intero pugno completamente dentro la vostra bocca. Cioè, come? Come fate? Non penso sia possibile. Se c'è qualcuno di voi che riesce a fare una cosa del genere, io, a parte che non voglio sapere come ha imparato a fare una cosa del genere, però, ok. Poi, open your eyes sneezing sarebbe aprire gli occhi mentre si starnutisce. Allora, ragazzi, penso che sapete tutti quanti che quando fate uno starnuto, sostanzialmente chiudete gli occhi in automatico perché, appunto, è una cosa che non potete scegliere, appunto. Oddio, com'è che si dice? È una cosa involontaria, ok? Non mi veniva il termine. Perfetto, quindi sostanzialmente, a parte che se voi ci provate a farlo, a prescindere, avete la possibilità che vi escano gli occhi fuori dalle orbite. Non so se è una leggenda, però io così sapevo. Quindi, in ogni caso, non provateci perché è abbastanza pericoloso. Andiamo qui alla pagina 2, vediamo un po' che altre cazzate ci sono. Oddio, ok, è partito, perfetto. Nose twitching, oddio, aspetta, questo qui non ne ho assolutamente idea, perché il fatto che qua ci sta una tizia, però non mi sembra stia facendo nulla di troppo strano. Cioè, sarebbe muovere il naso così, oppure così. Non ne ho idea, ragazzi, non ne voglio, soltanto che sto facendo delle facce orribili e me ne vergogno parecchio per questo. Comunque non ho idea di che cosa sia. Ok, non tutte le persone hanno abilità a fare, ok. E poi vabbè, ci sta questo personaggio che lo fa in ogni volta, vabbè. Ok, perfetto. Ho paura perché ho visto quella dopo. Ho molta paura. Parlo a tutti voi. Adesso dovete spiegarmi questa cosa. Va bene che ci sia qualcuno che ci riesca. Il problema è, uno, come ha fatto a scoprirlo? Perché a questo punto poi, due, come? Tre, perché? Davvero, perché? Se non avete letto comunque, vi lascio soltanto immaginare, si può capire già dall'immagine. Tickle yourself sarebbe il solletico che ti fai da solo sostanzialmente, ma questo penso sia proprio impossibile, cioè in teoria non puoi farti il solletico da solo perché il tuo corpo sa che che sei te e sostanzialmente non ridi, proprio detto in poche parole. Questo qui di sotto lo so fare. Perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Ok. Devo dire la verità, all'inizio lo sapevo fare soltanto con una delle due, poi tipo mi sono allenato, adesso lo so fare con entrambe. Provateci perché è una di quelle cose che potete imparare pure voi, non serve a niente però. Ok. Lick your elbow sarebbe il gomito. Cioè,
non ci provo neanche, perché proprio non ci arriva mai. Non ci arriva. Oddio. Gleeking. A parte ho visto dell'anima, mio Dio, ma che tipo come se fossi un serpa. Gleeking is the new trend. Cioè è un trend, cioè una cosa che va di moda. Cioè no. Cioè praticamente come andava di moda il moonwalk, come andavano di moda il twerking, queste cose qui, adesso va di moda il gleeking. Perché non lo so, ma sostanzialmente le ghiandole salivari che sono sotto la lingua, praticamente voi aprite la bocca e esce lo schizzo di saliva. Vabbè. Perfetto. Non ho nulla da dire a riguardo, tranne che sono sconvolto. Però sono felice a riguardo perché alcune cose le sapevo fare, quindi sono almeno contento di questo. Cioè alcune cose, due forse, due o tre. Quindi ragazzi, nulla, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto con un commento che cosa sapevate fare, che cosa vi ha sconvolto di più e che cosa proprio come me non volete neanche saperne a riguardo. Questo. E quindi nulla ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate come al solito un bel like, un commento, seguitemi sui social, mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram perché in questa settimana farò delle cose davvero molto carine che riguarderanno Instagram. Quindi ragazzi, niente, da Drago è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi.